Ciao a tutti, oggi parliamo di calcio e creatività. Non parliamo solo di creatività dei calciatori, ma anche dello staff, quindi allenatori, preparatori atletici. Vedremo la creatività non tanto come qualcosa di originale e stravagante, ma come vedremo dopo, come qualcosa che rende il calciatore o comunque lo staff, preparatore atletico, allenatore, più efficiente nelle proprie scelte. Vedremo perché prima dei giocatori deve essere lo staff ad essere creativo e quindi vedremo anche i processi formativi che permettono questo miglioramento, che poi la creatività è correlata all'efficienza delle cose. Creatività, come detto prima, non è qualcosa di originale e stravagante, ma, come dice Maurizio Battistini, è la capacità di connettere le cose, poi lo vedremo meglio. Problema di fondo, perché è difficile essere creativi? Perché la nostra mente ragiona per schemi. Cosa vuol dire ragionare per schema? Ha dei bias cognitivi. Il libro di Daniel Kahneman è molto interessante. Si chiama Pensieri lenti e veloci, oppure Pensieri lenti, pensieri veloci, adesso non mi ricordo. Faccio un esempio del fatto che ragioni per schemi. Molte volte, quando ci si fa un'idea su qualcosa, io sto parlando in generale, non solo sul calcio, è difficile poi cambiarla, perché si tende sempre a cercare conferma in quello che dà ragione alle nostre idee, non a quello che le mette in discussione. Un altro schema molto utilizzato purtroppo è quello dell'alibi. Molte volte si tende, quando c'è qualcosa che non va, si tende a cercare anche volontariamente la colpa degli altri prima di cercare la nostra. Sono tutti schemi di ragionamento che vanno incontro a quello che è la nostra creatività, cioè il fatto di uscire dagli schemi. E quindi è molto importante esserne consapevole. Per essere creativi, quindi, è necessario associare all'abilità di uscire dagli schemi le competenze. Cosa sono le competenze? Il processo formativo. Quindi, che io sia un preparatore atletico, che sia un giocatore in campo, che sia un preparatore atletico che deve, diciamo, organizzare l'allenamento, la creatività, che è correlata all'efficienza, abbiamo detto, e dipende da due cose. Una è il processo decisionale, cioè pensare fuori dagli schemi. Poi vediamo come questa cosa è un po' diversa tra il calciatore in campo e preparatore che o allenatore che preparano l'allenamento. Sono due, la componente pratica è diversa, però quella teorica è la stessa. Dipende dal processo decisionale, cioè il pensare fuori dagli schemi, e dal processo formativo, dalle competenze. Più cose so, più cose probabilmente riuscirò a connettere. Abbiamo detto che la creatività è la capacità di connettere le cose. Più cose so, più cose riuscirò a, più soluzioni riuscirò ad ottenere, soluzioni valide riuscirò ad ottenere. Quindi io adesso sto parlando ovviamente per un preparatore, per un allenatore. Lo studio è fondamentale. L'esperienza sicuramente mi permette di applicare quello che so, però se voglio accelerare, tra virgolette, la mia carriera, lo studio è fondamentale. Poi è chiaro che è tramite la pratica che io mi faccio la competenza, non solo tramite lo studio. Come vedremo dopo, poi lo vedremo ancora meglio, però lo studio è fondamentale. Parliamo ora del calciatore, non più parlare del preparatore. Il calciatore impara ad uscire dagli schemi se non ha paura di sbagliare. Cioè, questa cosa, il processo di. Allora, le competenze del calciatore sono quelle date dalla sua carriera, dal suo processo formativo che ha avuto nella sua carriera di calciatore. Il processo decisionale, pensa fuori dagli schemi se non ha paura di sbagliare. Penso a tutti quei contesti dove ci sono allenatori, io parlo in particolar modo settore giovanile e scuola calcio, cui si arrabbiano tanto quando i giocatori sbagliano. Quando un allenatore si arrabbia tanto, quando un allenatore si arrabbia, oppure tutte le volte che l'allenatore si arrabbia quando il giocatore sbaglia, io parlo in campo, scelte di gioco, non scelte comportamentali, quando forzerà il calciatore ad agire per non far arrabbiare l'allenatore, non per fare la cosa che lui crede migliore. Mi spiego meglio. Se io sono un calciatore giovane e il mio allenatore vedo che si arrabbia quando sbaglio, cercherò di fare le cose in maniera tale da non farla arrabbiare. Non sempre farò quindi le cose che io ritengo opportuno o che mi dice la mia creatività, ok? Quindi è molto importante non instaurare nei giocatori la paura di sbagliare, altrimenti viene limitata la creatività. Sì, è importante, il processo formativo è importantissimo della propria carriera di calciatore, ma anche che non abbia paura di sbagliare, ok? Vediamo questa piccola adesso vediamo una piccola differenza tra la creatività del calciatore e quella dello staff. Allora, viene detto lo staff, il processo decisionale è abbastanza semplice, nel senso che ha tutto il tempo che vuole per organizzare il proprio allenamento, per cambiare l'allenamento, per fare i cambi. Per
per un calciatore leggermente diversa. Il calciatore deve capire ed agire senza pensare cosa vuol dire. Guardiamo la parte in alto a sinistra, è molto semplice, questo schema poi vedrete che è molto semplice. Guardiamo la parte in alto a sinistra. Una volta si credeva che le azioni dei calciatori fossero dovute prima alla percezione di quello che accade, poi al ragionamento di quello che è meglio fare, poi all'azione. Poi oggi no, è stato visto che non è più così. Cioè, percezione e azione sono estremamente legate tra di loro. Perché? Perché affinché qualcosa arrivi al livello della coscienza, deve esserci almeno 500 millisecondi, mezzo secondo. Mentre molte azioni nel calcio durano anche meno, anche solo 100 millisecondi. Allora come fa il calciatore a fare le cose giuste se non ha tempo di percepirlo? Perché per percepirlo ci vogliono 500 millisecondi. Molte cose sono a livello di automatismo. Mi spiego meglio con la metafora sotto. Guardate sotto. Guarda, facciamo finta che lo schermo sia la nostra coscienza, cioè quello che noi percepiamo, quello che noi sentiamo, mentre il desktop è il nostro cervello. Solo una parte dell'informazione elaborata dalla CPU, cioè dal desktop, arriva allo schermo. Io nello schermo non vedo tutto quello che fa la CPU, vedo solo una parte. La stessa cosa è a livello del nostro sistema nervoso centrale. Alla coscienza ci arriva solo una parte di quello che è elaborato dal sistema nervoso centrale. Quindi le risposte di un giocatore in situazioni di partita, soprattutto quelle al di sotto di mezzo secondo, sono inconsce, sono automatizzate. E questo è solo grazie al processo formativo che riesco ad ottenerle. Okay? Il processo formativo è importante anche se non do al giocatore la paura di sbagliare. Adesso andiamo però alla parte più pratica. Ok, ricetta per il mister creativo. Affinché un mister, la stessa cosa vale per un preparatore atletico, sia più creativo, quali sono i punti fondamentali? Io ne ho segnati 5, sono punti che vengono dalla mia esperienza e dal mio studio, quindi posso anche sbagliarmi. Se avete opinioni diverse, scrivetele pure nei commenti, non ho la presunzione di aver ragione, però riporto quella che è la mia esperienza e il mio studio. Segnare, riassumere e prendere nota. Scrivere le proprie competenze. Faccio l'esempio più banale, questi video sono ad esempio degli estratti presi dal nostro sito internet, mrmanager.it, mio e di Claudio. È da più di 10 anni che scriviamo per questo sito e ci siamo resi conto come scrivere i concetti che impariamo in campo, diciamo, adattarli alle varie situazioni, alle varie categorie, alle varie annate, ai vari obiettivi, ci ha aiutato molto a capire. A aumentare le nostre competenze non è solo l'esperienza e lo studio, ma anche il come inglobo. Okay? Se io imparo ogni giorno tre cose diverse, ma non me le scrivo, probabilmente fra un anno me le sono dimenticate. Quindi scrivere le proprie competenze è fondamentale. Chiaro che vanno organizzate, riassunte. Il momento ideale per organizzarle è ovviamente nella pausa estiva. Questo mi aiuta non poco, quindi non solo lo studio e l'esperienza, ma anche scrivere le proprie competenze, organizzarle, adattarle alle varie situazioni, aiuta tantissimo una volta che si eleggono, poi ad avere un background maggiore di quello che potrei avere senza scrivermele. Sperimentare e non aver paura di sbagliare. Gli errori sono una fonte di apprendimento, non la cultura dell'alibi. La cultura dell'alibi cosa vuol dire? Dare la colpa a qualcos'altro. Se io perdo una partita, faccio un esempio molto banale. E do la colpa all'arbitro perché magari c'è stato un evento, una decisione dell'arbitro che ha determinato un gol per gli avversari, oppure do la colpa al portiere che ha preso un gol che non doveva prendere. Li sbaglio per due motivi. Il primo è perché in una partita di 90 minuti ci sono talmente tante variabili che è impossibile stabilire chi e dove ha avuto colpa. Quindi è impossibile capire se è veramente colpa di Tizio o di Caio. E non imparo niente se do colpa agli altri. Se invece, quando c'è qualcosa che non va, penso a quello che io avrei potuto fare meglio, non sto dicendo dar colpe a uno all'altro, ma pensare a quello che io avrei potuto fare meglio, allora vedo l'errore come una fonte d'apprendimento. E quindi sì che l'esperienza serve in questi casi. E soprattutto non deve aver paura di sbagliare, perché gli errori sono fonte d'apprendimento. Semplificare. Farsi capire meglio, questo è fondamentale. C'è un detto che dice, tu come lavoratore non vieni valutato per quello che sai, ma per quello che fai con quello che sai. Ripeto,
tu non vieni valutato per quello che sai, per le cose che sai, per le tue competenze, ma per quello che fai con le tue competenze. In un ambito calcistico è fondamentale, se si hanno competenze, saperle trasmettere, se sei un allenatore, ma anche se sei un preparatore. Se sei un preparatore e fai fare le cose, magari sono le cose migliori in assoluto, ma non fai capire ai giocatori perché queste cose sono importanti, se non dai loro i feedback per far capire a loro perché queste cose sono importanti, poi probabilmente non le faranno molto bene, con molto impegno. Okay? Quindi semplificare e farsi capire è fondamentale, non è importante solo la competenza, ma anche semplificare e farsi capire. Avere fiducia nei nostri giocatori, punto numero 4. Effetto Pigmalione. Adesso in descrizione del video trovate due link, uno proprio sulla creatività e trovate un video di Enrico Gagliano molto bello che spiega cos'è l'effetto Pigmalione. Vuol dire fondamentalmente non avere pregiudizi sui giocatori, io parlo soprattutto di chi è a livello giovanile. Se io ho dei pregiudizi, ad esempio questo qua non diventerà mai un giocatore di calcio, oppure questo qua non potrà mai giocare a titolare, se io ho dei pregiudizi su un giocatore, questo sicuramente non riuscirà mai ad esprimere il suo potenziale, sia un potenziale da terza categoria o sia un potenziale da Serie A. Devo avere fiducia nelle loro qualità, affinché riescano a realizzare il proprio potenziale, qualsiasi esso sia. Bene. Questo si vede anche a volte nelle prime squadre, quando magari gli allenatori danno più attenzione ai giocatori che poi giocano la domenica, magari danno meno attenzione ai giovani che magari giocheranno raramente oppure verranno poi mandati a giocare negli juniores. Questi sono pregiudizi che limitano l'apprendimento e il miglioramento dei giocatori. Allenare il processo decisionale, cioè uscire dall'area di comfort, è quello che abbiamo detto prima, che abbiamo ripetuto più volte. Non aver paura di sbagliare, pensare fuori dagli schemi. Non ragionare secondo gli schemi soliti, altrimenti non riusciremo mai ad avere qualcosa in più. Parliamo adesso della creatività dei giocatori. Prima di parlare della creatività dei giocatori, partiamo da un presupposto che ritengo fondamentale, la libertà espressiva ed interpretativa del giocatore. Questo vale dal primo anno della scuola calcio alle prime squadre. Se non do in determinati momenti la libertà espressiva ed interpretativa dei giocatori, questi non si divertiranno e non avranno un coinvolgimento emotivo. Cosa succede se non si divertiranno e non si sentiranno coinvolti? Che non apprenderanno, okay? E non svilupperanno la creatività che è fondamentale per l'efficienza. Okay. Io ho visto tanti in categoria dilettantistiche, tanti allenatori, diversi allenatori, far strada, facendo fare delle gran partitelle, dando più importanza alla partitella finale piuttosto che a tutto il resto. Perché? Perché questo può funzionare, diciamo, nei dilettanti? Perché durante partitella si dà libertà espressiva ed interpretativa ai giocatori. Sono più coinvolti, si divertono di più e quindi apprendono meglio, anche se non sto lì a spiegargli le cose. Cioè non vuol dire che nei dilettanti bisogna fare solo la partitella, però bisogna tener conto di questo procedimento. E questo procedimento probabilmente spiega perché tante squadre vincono a livello dilettantistico, ovviamente i professionisti ci vuole tanto altro, vincono facendo come la partitella la parte più importante dell'allenamento. Adesso vediamo come stimolare la creatività nei giocatori. Prima cosa, mantenere sveglia l'attenzione. Quindi limitare i lavori analitici, i lavori di tecnica, questo vale per tutte le categorie, dai primi calci, dai piccoli amici fino alle prime squadre. Perché i lavori analitici non sono utili? Facciamo un esempio qua. Questo è preso dal secondo link che vi metto in descrizione, quello sulla specificità e multilateralità. Un bellissimo documento di Albertini 2019 della FIGC, poi nell'articolo trovate anche il link, dice che se fretto un dito per grattarmi, queste sono cose che emergono dalla bibliografia internazionale sulle neuroscienze, quindi non è un'opinione, è un dato di fatto. Se fletto un dito per grattarmi, immagine di sinistra, o per afferrare qualcosa, userò neuroni diversi, malgrado faccio lo stesso movimento. Cosa vuol dire? Che il cervello riconosce il contesto, non solo il movimento. Di conseguenza, se io faccio lo slalom tra i birilli, il transfer sul guidare la palla in mezzo agli avversari è estremamente limitato. Per questo i lavori analitici andrebbero il più possibile limitati, perché non sono funzionali. Piuttosto vale la pena fare un po' più di partitella. Okay? Quando è che però possono essere utili i lavori analitici? Cioè non vuol dire che vadano sempre limitati. Per colmare delle lacune evidenti. Se un giocatore del mio gruppo ha delle lacune evidenti su un determinato fondamentale, che può essere tecnico o tattico, è chiaro che il lavoro analitico serve. Il lavoro tecnico può servire. Però una volta che ha colmato la lacuna, o perlomeno anche che semplicemente compreso il movimento,
è l'allenamento situazionale, cioè i giochi a tema, per la scuola calcio, le partite a tema per quanto riguarda le prime squadre, che migliorano le capacità dei giocatori, perché l'attenzione sveglia. Ok? Barrare gli stimoli e evitare la specializzazione precoce, questo è un errore, è una scelta che molti allenatori nel settore giovanile fanno. Faccio un esempio banale, di una squadra esordienti o anche giovanissimo o anche pulcini. Se io faccio giocare i giocatori sempre negli stessi ruoli, questi giocatori avranno un rapido miglioramento e sarà più probabile vincere le partite. Ma limiterò la loro competenza, perché abbiamo detto, scusate, prima che il processo formativo, cioè il numero di competenze, sono fondamentali per la creatività. Impareranno poche cose. Se un giocatore lo faccio giocare sempre qua, imparerà le cose migliori da fare qua, ma non imparerà tantissime altre cose, quindi il suo processo formativo sarà limitato. Se invece ruoto i ruoli, faccio giocare adesso non in maniera indiscriminata, ma vado ogni tot partite e cerco di far cambiare ruoli, di far provare cose diverse in maniera ovviamente strutturata, non casuale, vincerò meno partite sicuramente, perché i giocatori cambieranno diversi ruoli nell'arco dell'anno e ogni volta che all'inizio cambieranno il ruolo, probabilmente faranno fatica. E sicuramente vincerò meno partite. Però darò loro un bagaglio tecnico-tattico motorio superiore. Quindi, allenatore, è importante che sia coerente e si faccia la domanda di dire su cosa voglio lavorare. Voglio lavorare su vincere partite, cioè su farmi bello davanti ai miei colleghi, davanti al pubblico, ai genitori, ai giocatori, o voglio lasciare la parte in parte, queste, perché poi la bravura viene comunque riconosciuta, queste cose e lavorare per il loro miglioramento. Queste sono cose che un allenatore dovrebbe chiedersi in diversi momenti dell'anno ed agire di conseguenza. Considera, quarto punto, il legame tra emozione, emotività e creatività. Abbiamo detto prima, qua, se mi diverto e sono coinvolto imparo di più, c'è poco da fare. Quindi lasciare libertà, e per divertirsi va lasciata libertà espressiva ed interpretativa, se no non si divertono. Quindi questo è fondamentale. Cioè non vuol dire che devono sempre fare quello che vogliono, ma non ingabbiare gli schemi. Dentro gli schemi, l'abbiamo visto, è una delle prime cose che abbiamo visto, gli schemi, il modo di ragionare per schemi, limita la creatività. Scusate, ecco qua. Lasciare la libertà di sbagliare, l'abbiamo detto prima, preferendo i feedback positivi. Perché? Questo si sa da tantissimi anni in psicologia, cioè i feedback positivi rimangono più spesso dei feedback negativi. Rimangono più facili, io apprendo più facile, scusate, la metto in modo diverso, apprendo più facilmente con feedback positivi che con feedback negativi. Ok? Quindi apprendo più facilmente se io dico bravo di una cosa o piuttosto che correggerla e arrabbiarmi. Ok? Anche perché poi incoraggiare i giocatori in maniera positiva, i giocatori imparano dall'ambiente in cui vivono, anche loro poi si incoraggeranno di più se io incoraggio loro. Se io invece li correggo sempre con dei feedback negativi arrabbiandomi, anche loro si arrabbieranno più di loro e più tra di loro. E quindi si divertiranno meno, saranno meno coinvolti e impareranno meno. Ok? Cioè non vuol dire che deve andare sempre tutto bene. Sicuramente ci saranno anche a volte da fare dei feedback negativi, ma sono soprattutto sugli aspetti, ad esempio, comportamentali e vanno anche verbalizzati, anche sugli aspetti tecnici, ovviamente. Però magari è meglio farli con calma piuttosto che mettere su allarme dal campo, a meno che siano situazioni estreme, ovviamente. Ok? Allora, adesso cerchiamo di capire un attimo perché si dice ripetere senza ripetere. Andiamo un attimo più sui processi di apprendimenti, ma che sono anche relativi alla creatività. Allora, leggiamo prima qua, poi vedremo un esempio. E l'obiettivo è essere ripetuto, ma non il procedimento. Cognizione può partire da situazioni diverse. Faccio un esempio banale. Se l'obiettivo della mia seduta o comunque della mia esercitazione è riuscire ad andare a fare il cross, ok? Fare uno sviluppo per riuscire ad andare al cross, se io lo faccio sotto forma di 11 contro 0, io partirò sempre più o meno dallo stesso punto, però le partite io andrò a fare il cross da situazioni sempre molto diverse, quindi non è allenante. Sicuramente qui vediamo un esempio. Il fatto di vedere la lavagna e di farlo 11 contro 0 può servire all'inizio affinché il giocatore capisca cosa deve fare,
ma nel momento in cui ha capito cosa deve fare, è inutile ripeterlo continuamente, perché in partita la situazione è molto diversa da quello che dall'11 contro 0. E quindi il processo d'apprendimento, io sto facendo questo esempio ovviamente di riuscire a andare cross, deve vedere altre, diciamo una progressione esercitativa molto più importante. Una volta compresi i movimenti, si può passare al contesto semplice, cioè vuol dire senza avversario, ma non un 11 contro 0, non gente in fila che aspetta, che guarda, ma un contesto semplice, magari in diverse zone del campo, in con densità elevata di gioco, in cui il giocatore è sempre coinvolto in questo team, in una sequenza di passaggi che poi sono simili a quelli che puoi andare a fare per andare cross. Cioè non vuol dire fare degli 11 contro 0, ma delle esercitazioni strutturate in mezzo campo. Poi trovate gli esempi, trovate questa immagine nel secondo articolo linkato, e vedete proprio un esempio di tutte le esercitazioni, quindi adesso sto riassumendo. Una volta che hanno imparato, perlomeno che riescono a farlo a densità elevata, si possono fare le partite semplificate con vincoli. Cosa vuol dire? Faccio un esempio banale, sempre per andare al cross. Possesso palla, okay, su campo in cui le fasce laterali per 10 metri sono lasciate libere, okay, quindi campo ristretto di 10 metri, possesso palla con jolly ad esempio, al settimo, ottavo, decimo passaggio si può mandare il giocatore sulla fascia, nei quei 10 metri laterali in cui non ci può andare nessuno, si può mandare un giocatore a fare il cross e basta. Okay? È già più situazionale, perché io mando il giocatore a fare il cross da situazioni sempre diverse, perché vengo da un possesso palla. Okay? E non dall'11 contro 0. È chiaro che non è la situazione più specifica che ci sia per la partita, perché poi andrà a fare il cross indisturbato. Però almeno le situazioni da cui derivano sono diverse. Il riconoscimento della situazione che porta al cross è diversa, e quindi imparerò. Se è difficile, incremento il numero di jolly. Se è facile, riduco il numero di jolly. Quarto punto, si può fare partite libere con pochi vincoli. Ad esempio, gol su cross vale 3, gol normale vale 1. Quindi non c'è nessun vincolo, però i giocatori saranno sicuramente invogliati, soprattutto se hanno seguito questo, invogliati a fare gol la cross perché vale 3 punti, e avranno sicuramente i mezzi per farlo, perché c'è stato fatto questa progressione. Questo è solo un esempio di cosa vuol dire ripetere senza ripetere, cioè ripetere l'obiettivo, cioè in questo caso riuscire a fare cross, però senza ripetere la situazione di partenza. Ok? Bene, qui siamo arrivati alla fine, una sorta di riassunto. Ci sono riassunti queste due cose, quindi la ricetta per il mister creativo e come stimolare la creatività nei giocatori, okay? Sono le stesse cose che abbiamo visto sopra. Importante, ovviamente, che se io voglio dei giocatori creativi, prima di tutto lo staff deve esserlo, dal mister al preparatore atletico al secondo allenatore, eccetera, ai collaboratori, eccetera, eccetera. Creatività è sinonimo di efficienza. Giocatori creativi permettono di risolvere meglio le partite. Okay. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, e ovviamente io ho espresso quella che è la mia opinione. Se avete delle cose da aggiungere o delle cose su cui non siete d'accordo, scrivete pure nei commenti. E se vi è piaciuto il video, mettete vi piace, e se vi va iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!